Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Anche oggi qui dalla radura assolata sotto il castello di Santa Severa, registrando con un semplice smartphone in mano e le cuffie sugli orecchi, come un classico, una classica dimostrazione dei superpoteri che ci porta il digitale. E proprio di superpoteri, di supereroi parliamo oggi, entrando nel vivo del mini corso che vi ho proposto. Questo mini corso, per analizzando i 10 punti narrativi classici delle storie dei supereroi, per potenziare la nostra capacità di fare business attraverso il mondo digitale. È un'aspirazione troppo alta? Lo vedremo. Vedremo se effettivamente questi 10 punti comuni a tutti i supereroi, queste 10 caratteristiche dei supereroi, possono fare la differenza nel nostro modo di fare business. E io vi ricordo solamente, prima di iniziare, che strategiadigitale.info è quello l'indirizzo che può fare la differenza nella vita dei vostri amici, dei vostri colleghi, del vostro capo ufficio alla ricerca di una strategia digitale. strategiadigitale.info, mandateceli, fateli iscrivere al nostro podcast. Stiamo diventando veramente sempre di più, con mia grandissima gioia, ma non solo aumenta il numero, perché a noi dei numeri non ce ne importa niente, aumenta proprio il cuore che ci mettete voi, i messaggi che mi arrivano, il coinvolgimento, la relazione che si sta sviluppando tra me, che metto a vostra disposizione le mie umili conoscenze, e voi che le trasformate in uno strumento per fare business nel mondo digitale. Oggi entriamo nel vivo del nostro corso su come diventare un business hero, attaccando quello che è il primo elemento comune in tutti i supereroi e un elemento che è tutto da scoprire per noi. Non vi tengo più sulle spine, è arrivato il momento di scoprire qual è il tuo superpotere. Qual è il tuo superpotere? Questa è la prima domanda che ti faccio all'inizio del nostro percorso, per capire se sei un supereroe digitale, se lo puoi diventare, se magari già lo sei e non te ne sei ancora accorto. Qual è il tuo superpotere? Il superpotere è quella caratteristica unica, caratterizzante, giusto appunto, che quella capacità, quella abilità che rende il supereroe diverso dagli altri, dalle persone normali. Sul superpotere potremmo dire molte cose. Per esempio, i supereroi non tutti hanno da subito i superpoteri. La storia di molti supereroi inizia senza superpoteri. Inizia magari evidenziando, ma questo lo vedremo anche bene più avanti, che loro hanno un'aspirazione, hanno una missione, ma ancora non hanno i superpoteri. E l'insorgere di questi superpoteri li aiuta a realizzare questa missione. Per alcuni l'insorgere del superpotere è legato a un incidente. Per esempio, ho parlato nell'episodio di ieri di Hulk, c'è un incidente di laboratorio e un comune dottore diventa Hulk perché viene esposto alle radiazioni. Molte volte i superpoteri possono fare paura, possono spaventare. È proprio il caso di Hulk. Abbiamo detto, dopo questo incidente di laboratorio, un dottore si trasforma in un gigante verde con dei poteri enormi, una forza gigantesca. E questo superpotere spaventa il dottore e lo spinge a nascondersi. Penso a un supereroe che è caro alle mie figlie, Elsa di Arendelle, l'eroina del cartone animato Frozen del Walt Disney. Elsa ha un superpotere, questa volta innato, ce l'ha fin da bambina, e il suo superpotere è di controllare la creazione, la trasformazione del ghiaccio e della neve. Elsa ha questo superpotere, e ci gioca da bambina con sua sorella Anna. Fanno i pupazzi di neve, creano delle piste di ghiaccio, delle strutture bellissime di ghiaccio, finché un bel giorno ferisce
sua sorella Anna attraverso questo superpotere e da quel momento ne ha paura, lo nasconde. I genitori tentano di farglielo controllare, glielo coprono perché gli regalano un paio di guanti da indossare per non toccare niente, non trasformare niente in ghiaccio. E lei si chiude dentro le sue stanze, sta separata da tutti proprio perché questo superpotere le fa paura. Perché fa così tanto paura il tuo superpotere? Perché ti potrebbe far paura? Ti potrebbe aver fatto paura fino a oggi? Ma perché a noi tutti piace in fondo essere un po' uguali agli altri. Il superpotere ci scomoda, il superpotere fa vedere a tutti chi siamo, molte volte ci espone e a noi tutti piace essere allineati con le persone che ci stanno intorno. Una cosa tipica, l'avrei sicuramente fatto anche tu nel momento in cui hai iniziato a comunicare la tua attività e il tuo brand, magari attraverso internet, e andare a vedere come hanno fatto il sito web i tuoi concorrenti o come che comunicazione stanno facendo su Facebook gli altri che fanno la tua stessa cosa. Ecco, fare così è un po' come tarare la velocità opportuna di corsa di Flash sulla media dei corridori umani. Ma Flash ha un superpotere, può correre alla velocità della luce, quindi tararsi su quello che fanno gli altri, prendere dagli altri l'esempio per mettere in campo solo i poteri che gli altri hanno già manifestati, ci può fermare, ci può frenare, può in qualche modo impedire lo sviluppo e la manifestazione del nostro superpotere. Addirittura ce lo può far sentire come qualcosa di scomodo, qualcosa da nascondere. Sicuramente anche se noi prendiamo esempio da quelli che sono per noi dei supereroi, quel nostro collega che ammiriamo moltissimo, quella persona che lavora nella nostra stessa area di business, che ha raggiunto dei risultati straordinari. Bene, se noi prendiamo ispirazione da loro, potrebbe essere come Flash che prende ispirazione dal campione mondiale di corsa. Ecco, per quanto lui possa correre veloce, non correrà mai veloce come me, quindi mi farà sentire che io corro troppo. Oppure potremmo immaginare che Superman cerca di capire, tarare e giudicare i propri risultati confrontandosi col, non lo so, con l'imprenditore più ricco del mondo. Ma Superman non è un imprenditore, Superman è un supereroe, deve misurare i propri risultati da quello che riesce a fare con i propri poteri, non da quello che gli altri intorno a sé fanno. Ecco, potremmo utilizzare per Superman la metafora del giornalista, visto che Clark Kent, l'alter ego di Superman, è un giornalista. Bene, se Superman dicesse, io sto facendo bene quando vinco il premio Pulitzer, secondo me sarebbe fuori strada, perché Superman è vero che è un giornalista, ma ha anche un superpotere, e questo superpotere, da questo superpotere non si può prescindere per analizzare i propri risultati a livello business. Allora, il superpotere ci spaventa perché vorremmo essere uguali agli altri, ma io ti dico subito, non ti lasciar spaventare dal tuo superpotere. Prova a iniziare questo viaggio e chiediti, cos'è che mi è proprio o cos'è che ho sviluppato durante il tempo che può essere un superpotere? Un altro motivo per cui ci spaventa il superpotere, e un motivo per cui potresti avere difficoltà a individuare qual è il tuo superpotere, è che il superpotere va allenato. Infatti ho detto qual è il tuo superpotere o qual è il superpotere che hai sviluppato durante la tua vita. In che senso va allenato il superpotere? Ma Superman vola e basta. Sì, ok, vola, ma ha dovuto imparare a volare in maniera corretta. Un po' una costante dei supereroi è la necessità di controllare il proprio potere. Parlavamo prima di Elsa di Arendelle, il potere di Elsa diventa controllabile quando riesce a manifestarlo. Sicuramente chi di voi ha figli, in particolare femmine come il sottoscritto, conoscerà questa storia, ma potremmo vederla, ecco, applicata anche a Hulk, al quale facevamo riferimento prima. Quando imparerà a controllare la trasformazione in Hulk e viceversa, il dottore che viene trasformato in Hulk potrà vedere questo come un superpotere, come un'opportunità per fare cose che non faceva.
tutti i poteri sono nulla o sono solo cose spaventose agli occhi degli altri se non sappiamo controllarle. Questo è il principio che sta dietro la scuola del Dottor X, la scuola per mutanti, che il Dottor X nel ciclo della Marvel, degli Avengers, insomma nella storia degli X-Men, ha portato alla creazione di una scuola, di un'accademia per mutanti, proprio perché davanti a un'umanità dove nascono dei supereroi c'è bisogno di qualcuno che li aiuti a conoscere, manifestando i propri superpoteri, a conoscere i poteri e a saperli controllare. E allora molte volte quello che noi facciamo non lo sappiamo controllare, il nostro superpotere non lo sappiamo controllare, non ne abbiamo il controllo, magari è emerso in una frazione di secondo della nostra vita, magari è emerso che noi siamo eccezionali ad aiutare gli altri ad imparare, ma siccome il nostro lavoro è sempre stato quello di fare X e Y, questo superpotere che abbiamo manifestato magari nell'aiutare un collega a iniziare il suo lavoro nei primi giorni, o magari nel portare un cliente alla consapevolezza rispetto al prodotto che doveva comprare, no, siccome noi siamo venditori dobbiamo vendere, e il fatto che siamo bravi a spiegare ai nostri clienti le cose, a farli imparare, il fatto che per loro diventiamo un punto di riferimento vero e proprio sugli argomenti per i quali li assistiamo, lo mettiamo da parte. No, non lo voglio vedere questo superpotere perché io devo vendere. Ecco, il controllo del nostro superpotere passa attraverso la sua consapevolezza. Non dobbiamo aver paura di essere diversi agli altri venditori che magari ci prendono in giro, proprio come prendevano in giro gli X-Men, questi ragazzi mutanti, dicendo: ah, tu sei diverso, ma vedi, non riesci a vendere quanto vendo bene io, perché tu perdi un sacco di tempo con i clienti. Bene, quel superpotere, se noi ce l'abbiamo, il superpotere, se lo reprimiamo ci si ritorce contro. Se lo assecondiamo non possiamo sapere a che cosa ci porterà, proprio come molti supereroi nel momento in cui lasciano manifestarsi il loro superpotere non sanno a cosa li porterà. Infatti mettiamo l'esempio delle vendite: tu coltivi le relazioni con i clienti, non ti limiti a portare a casa il contratto, bene, magari tra 5 anni quegli stessi clienti diventeranno coloro che ti permettono di creare il tuo proprio business, e li hai conosciuti mentre lavoravi come venditore per l'azienda X o Y. Quindi non abbiamo il controllo di tutte le variabili legate al nostro business, non abbiamo il controllo del tempo, almeno che questo non sia il nostro superpotere, e non avendo il controllo del tempo, non avendo il controllo delle evoluzioni, quello su cui ci dobbiamo focalizzare è quello che possiamo controllare, cioè il nostro superpotere. Il superpotere è quello che sappiamo fare, una nostra capacità, una nostra skill, una nostra abilità, qualcosa che ci fa sentire bene. Non dimenticherò mai la faccia di soddisfazione di Elsa quando finalmente dà sfogo ai suoi poteri. Ce l'avete sicuramente presente per il vostro supereroe: la prima volta che il supereroe scopre di avere i poteri, da una parte spaventato, dall'altra parte eccitato. Ci pensate all'uomo ragno che comincia a sparare ragnatele, a girare per la sua città? Bene, ci pensate alla faccia di soddisfazione di Batman o di Superman quando per la prima volta riescono a salvare la vita di qualcuno? Ecco, quella sensazione di soddisfazione, quella è un po' una spia del fatto che la messa in campo di quella nostra skill, di quella nostra abilità, è effettivamente la manifestazione del nostro superpotere. Ma il nostro superpotere è sempre qualcosa che viene, che emerge, viene caratterizzato dall'interazione, dalla relazione con gli altri. Cioè nessuno, non esiste un superpotere di per sé, esiste sempre un superpotere attraverso la lettura che gli altri ne danno. Non è infrequente nelle storie dei supereroi la presenza di una persona esterna che dice: ma se tu puoi fare questo puoi fare un sacco di bene, puoi fare un sacco di cose. Il famoso zio di Peter Parker, dell'uomo ragno, che gli dice: da un grande potere derivano grandi responsabilità. Questo, il nostro potere
può essere letto come un superpotere o come una pericolosa arma o un problema a seconda delle persone con le quali ci relazioniamo. Pensate all'opinione pubblica quando si manifestano i supereroi, che legge positivamente il superpotere del supereroe perché questo supereroe attraverso il suo superpotere ha fatto qualcosa di buono per gli altri. Nel linguaggio del marketing lo potremmo chiamare un pochino posizionamento, cioè questa tua capacità, questa tua feature, questa caratteristica nel tuo personal brand ha senso solo se riesci a ricondurla a un'utilità altrui, a un beneficio che gli altri ne possono trarre, altrimenti rimane così un qualcosa che tu pensi di te stesso. Allora, per trovare qual è il tuo superpotere, chiediti anche per cosa gli altri ti ricordano, che cosa dicono gli altri bene di te quando tu esci fuori dalla stanza, quando tu non sei presente, quando parlano di te. Tu sei quello che puntini puntini, che cosa ci scrivi in quei puntini puntini? Quello è il tuo superpotere, quello in cui puoi fare realmente la differenza per le persone che ti stanno intorno. E il punto dal quale può partire la creazione di tutta la tua strategia digitale, della comunicazione di chi sei, di che cosa fai, di come lo fai per gli altri, e utilizzando questo tuo superpotere come un vero e proprio perno e sviluppando su di esso tutta la tua comunicazione. E allora te lo chiedo un'altra volta: qual è il tuo superpotere? Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, oggi rocambolescamente, ma siamo riusciti a far partire la sigla finale. Bene ragazzi, spero che vi abbia intrigato questo primo passo all'interno di questo mini percorso per scoprire chi sei tu come business hero, se sei un supereroe, qual è il tuo superpotere e in che modo questa lettura delle tue caratteristiche, del tuo brand può aiutarti nella comunicazione di te stesso e anche nella possibilità, nell'opportunità di fare business attraverso il mondo digitale. Io voglio ringraziare tutti i supereroi che sponsorizzano Strategia Digitale, coloro che tra voi ascoltatori hanno i loro superpoteri, ognuno il suo, ma hanno in comune il desiderio di far proprio questo podcast. Come farlo proprio? Attraverso il finanziamento mensile con $1, 5, 10, 100, $150, non importa quanto. Quello che importa è che in te che ascolti sia scattato qualcosa e ti sia venuto il desiderio di passare da ascoltatore, da fruitore passivo a qualcuno che fa parte di questo nostro progetto di divulgazione digitale. Allora ringrazio tutti i produttori uno per uno e ringrazio anche Sara Veltrico, autrice del programma, il nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it, curatore del nostro sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.